capitale, ci siamo svenduti degli immobili molto preziosi, molto importanti, vista Colosseo, insomma penso avrete un po' seguito il tema. E poi appunto ieri si è conclusa questa 3 settimane di bilancio a mezzanotte. Poi come al solito magari oggi i giornali avranno detto approvato a mezzanotte il bilancio, grande fatica dei consiglieri, quando poi invece la seduta di consiglio era iniziata alle 18, quindi anche lì se fosse iniziata ad un orario normale si sarebbe votato il bilancio ad un orario normale, ma meglio far vedere che tutti lavorano dalla mattina alla sera. Insomma è un bilancio molto pesante perché prevede delle svendite, perché mantiene inalterati degli sprechi, e poi come abbiamo denunciato ieri in maniera molto cattiva tutti e quattro, a breve diffonderemo i video, eravamo veramente veramente arrabbiati, perché il bilancio di Roma Capitale come funziona? E immagino anche quello degli altri enti locali, arriva 10 minuti prima della votazione finale praticamente un maxi emendamento di giunta, maxi emendamento che però è una manovra da 50-60 milioni di euro, quindi non è che parliamo proprio di qualche spiccio. Ebbene, in questa manovra che noi dovremmo valutare ci vengono dati 10 minuti per proporre eventuali controemendamenti a questo maxi emendamento, sono 70-80 pagine che prevedono una manovra di 60 milioni di euro e delle maggiori spese che poi abbiamo scoperto e denunciato in aula, le più strane, dai moduli per le carte d'identità al contratto di servizio ATAC, che sono tutte le spese che noi diciamo, ma non è che te ne sei accorto 5 minuti prima che tu devi rinnovare i moduli delle carte d'identità o che hai un contratto di servizio con ATAC da onorare. Quindi così funziona il bilancio: arriva questo maxi emendamento fatto dalla giunta, i consiglieri di maggioranza, che non è che si prendono particolari brighe o particolari responsabilità, come vedono il dito in alto del loro capogruppo, votano favorevole senza farsi troppe domande, e così passano i bilanci e soprattutto passano degli sprechi o comunque delle spese quantomeno opache, sulle quali cerchiamo ogni volta di vederci chiaro. Questo per spiegarvi appunto così funziona in Assemblea Capitolina, le maggioranze lavorano così, c'è un capogruppo che in stile imperatore romano mette il pollice così, così o così, se mette così 26 consiglieri di maggioranza votano favorevole, se fa così 26 consiglieri di maggioranza si astengono, se fa così 26 consiglieri di maggioranza votano no, e poi molto spesso mettono il pollice verso quando c'è qualche proposta che viene da un gruppo come quello del Movimento 5 Stelle, che cerca sempre di fare delle proposte, e noi in Assemblea Capitolina abbiamo fatte veramente tante, delle proposte anche a costo zero. Io per esempio seguo il tema della mobilità, mi piace sempre sottolineare come questa città potrebbe cambiare a costo zero, si potrebbero ridisegnare le strade a costo zero, aumentando le corsie preferenziali, creando le ciclabili leggere, che sono delle corsie ciclabili che non comportano nessuna spesa, perché basta, vediamo anche lì via Tuscolana, magari dirò una cosa un po' impopolare per la zona in cui ci troviamo, ma noi dobbiamo cercare di andare contro un uso eccessivo dell'automobile. Spostando la fila di auto parcheggiate verso l'interno della carreggiata si potrebbe creare una corsia protetta per le biciclette a costo zero, che potrebbe veramente ridisegnare le nostre città. Lo stesso vale per le corsie preferenziali, ATAC ha degli autobus vecchissimi, ma autobus che oltre a essere vecchi sono fermi, completamente fermi nel traffico, e quindi l'autobus non passa o comunque ha una frequenza non da città europea molto spesso perché è fermo nel traffico. Con le corsie preferenziali tutto questo potrebbe cambiare, ATAC potrebbe anche risparmiare dei bei soldi, perché se l'autobus va più veloce si stressa meno l'autista dell'autobus, ATAC consuma meno carburante, si inquina di meno, l'autobus arriva prima e saremmo tutti più felici. Quindi questo per dire, sono una delle tante proposte che noi abbiamo portato, perché noi facciamo un'attività costante di denuncia e la stiamo facendo anche bene, perché immagino avrete letto dai giornali che probabilmente l'assessore alla mobilità è indagato per una vicenda della metro C, che noi sono 2 anni che costantemente noi quattro denunciamo tutti i giorni in Assemblea Capitolina con decine e decine di interrogazioni, accesso agli atti ed esposti, e finalmente sta venendo fuori la verità. Anche questo, quando magari vi diranno i consiglieri del Movimento 5 Stelle sono inesperti, non capiscono nulla, sono capitati lì per caso perché su internet hanno messo un bel video, voi dovete rispondergli che in 2 anni 4 consiglieri comunali, che non erano nessuno, perché noi non siamo nessuno tra virgolette, si sono messi a studiare un appalto come quello della metro C, che non è proprio l'ultima opera arrivata, è la più grande opera pubblica italiana, si sono messi lì, hanno studiato le carte, hanno fatto interrogazioni e hanno messo in grossa difficoltà un sistema che si regge
da 60 anni un sistema fatto di sprechi, di inefficienze, dove i servizi ai cittadini non arrivano mai, ma le poche solite grandi imprese ci guadagnano sempre. Quindi insomma, questo un po' per dire assolutamente non per vantarmi, ci mancherebbe, perché poi il lavoro che noi portiamo avanti riusciamo a farlo solamente grazie ai tanti attivisti, simpatizzanti, tavoli di lavoro che ci aiutano costantemente nell'analizzare delle carte che altrimenti per noi sarebbe impossibile, perché ognuno di noi, avendo 3 commissioni e molto spesso commissioni anche su temi non sempre vicini o comunque commissioni anche fisicamente non vicine, sempre difficile seguire più argomenti, grazie agli attivisti, grazie ad internet, quando postiamo online alcune cose riusciamo sempre ad avere dei feedback, dei consigli molto molto importanti e preziosi sui tanti temi che portiamo avanti, perché poi questa è una città che è stata ed è tuttora depredata da un sistema come Mafia Capitale, che non è fatto solo di Buzzi e Carminati, questi cattivi che sembra chissà chi siano, ma io sono sicuro che anche se andiamo a vedere questa mattonella qui sotto c'è qualche aspetto poco chiaro, perché è un vero e proprio sistema che parte dal piccolo appalto per arrivare alla metro C, che è un'opera che ricordiamo da 2 miliardi è arrivata a 3 miliardi e mezzo, con tempi di consegna ancora molto molto indefiniti, e soprattutto un'opera che ad oggi non si sa dove arriverà, come arriverà e quando arriverà, perché non si sa se arriverà a San Giovanni, al Colosseo, a Piazza Venezia, a Piazzale Clodio. Brevissima panoramica che ho fatto sulle mie, sulle nostre attività.